È bruttissima purtroppo la grandinata. Da Cavazzale, le cui immagini della grandine hanno fatto il giro dei social, a Castelgomberto, in cui i residenti sono rimasti senza corrente in mattinata. Sono stati 10 minuti di una forza travolgente che ha causato ingentissimi danni alle coltivazioni, danni anche alle case, alle abitazioni della cittadinanza. Il comune si è attivato immediatamente per ripristinare le viabilità. A Trissino, a Costa Bissara, in cui i chicchi di grandine avevano le dimensioni di palline da ping pong, fino a Brogliano, dove un uomo in bici si è lievemente ferito a causa della grandine. L'ondata di maltempo ha messo a dura prova la zona dell'Ovest Vicentino, come a Caldogno. Ero già qui in ufficio, in comune a Caldogno. All'improvviso si è scatenato l'inferno, grandine, vento, acqua, che ha determinato delle situazioni di gravità all'interno del territorio, soprattutto per quanto riguarda scantinati, intasamento di caditoie, allagamenti stradali. Abbiamo avuto un allagamento anche nella casa di riposo di un reparto, alcuni alberi che hanno intralciato la viabilità. Comunque lentamente stiamo ritornando a una normalità. Normalità ripristinata anche a Cresole, frazione di Caldogno, interessata da alcuni allagamenti di strade e di alcuni scantinati di abitazioni private. Essendo stato tutto quanto in pochi minuti, le foglie naturalmente, ma anche proprio il vento molto forte, ha portato tutto quanto all'interno delle caditoie, tombini, eccetera, che si sono turate e di conseguenza molte aree si sono allagate. Ma il nubifragio che si è abbattuto in mattinata a macchia di leopardo non ha risparmiato le colture, specie a Monticello Conteotto, dove a soffrire di più di questi eventi estremi, sempre più frequenti, sono state le coltivazioni di mais, i vigneti, gli alberi da frutto e gli ortaggi in pieno campo, nel momento delicato per le coltivazioni, con le raccolte in corso e la vendemmia vicina, come segnala Coldiretti Vicenza, che sottolinea l'urgenza di ridurre il rischio di allagamenti pianificando l'uso del territorio e diminuendo la cementificazione.